di essere, se uno sapesse di essere destinato al successo, dice allora il culo me lo faccio, il mazzo me lo faccio molto volentieri. Ma il fatto è che nessuno ci dice o ci dirà mai se saremo destinati al successo, perché il fatto è questo, anzi qualcuno ve lo può dire, sono io stasera, e non sto scherzando, anche se ho la faccia da birbante adesso, è la verità che però purtroppo è una verità che pochi abbracciano. La verità è che siamo qui per vincere, ve l'ho già detto, ve l'ho detto le altre serate, ve l'ho detto anche nei video che vi ho messo nelle unità. Noi non siamo nati per farcela, per riuscirci, noi siamo fatti per vincerla. Cioè non siamo fatti per arrivare alla fine del mese, non siamo fatti per arrivare finalmente a finire l'ultima rata del mutuo, ci siamo comprati una casa in una vita. No, siamo fatti per riuscire a vincerla prima e a vincerla bene, al di là di quello che può essere il successo economico. Ma come possiamo vincerla prima e vincerla bene? E beh, dobbiamo in qualche modo puntare il dito e dire questa è la mia corsa, questa è la mia gara, questo è il mio momento, perché se non decidi tu che questo è il tuo momento, nessuno verrà mai a dirtelo. Cioè nessuno verrà mai a prendersi cura di te come potresti fare tu o come dovresti fare tu. Sei l'unico. Non lo può fare la tua mamma, non lo può fare il tuo papà, non lo può fare tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, non lo può fare nessuno. O senti tu dentro quella voglia di riscatto, o senti tu dentro quella voglia di rivincita, o senti tu dentro quella voglia di riconoscimento, di posizionamento, insomma, ma anche per conoscere il tuo ruolo, perché altrimenti sei una pedina nel campo di gioco, di un gioco che non conosci, perché questo è bizzarro. Molto spesso nella vita noi giochiamo, e perché tutti i giorni noi ci muoviamo e facciamo qualcosa, anche se non riteniamo un gioco e facciamo gran fatica, ma è comunque un'attività che nel grande schema potrebbe diventare anche come la metafora di un gioco. Magari facciamo tanti gol tutti i giorni, ma nessuno ci ha detto che quello che stiamo facendo equivale a un gol, per cui magari stiamo anche in vantaggio e non lo sappiamo. Cioè ci manca l'unità di misura, ci mancano le regole, ci manca il nome del gioco, ci mancano un sacco di riferimenti. Sappiamo che dobbiamo mangiare, sappiamo che dobbiamo pagare la ricarica del cellulare o dobbiamo pagare la rata della macchina, e queste per noi sono i vincoli, e questo già per noi. Perché vedete, è bizzarro, ma siamo fatti in questo modo. Noi abbiamo bisogno di essere comandati.